Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi per questa puntata del Mi Alleno Con sono con una persona molto molto particolare, perché è un super campione di una disciplina che purtroppo in Italia non è molto conosciuta, anche se è veramente, ma veramente spettacolare. Oggi sono con Davide De Carolis. Ciao, ciao Davide, come stai? Stai bene? Benissimo. Piacere di averti rincontrato, perché ci siamo già conosciuti qui qualche mese fa. Davide, ci ho fatto due parole prima perché, dico la verità, io lo seguo sui social, ma non avevo un'idea chiara di quello che fosse la sua disciplina. Quindi prima abbiamo fatto due chiacchiere, mi ha spiegato, e nel decidere come descriverlo mi prendo io la responsabilità di dire che lui è il numero uno. Lui non voleva che lo dicessi. Mi fa no, perché è molto modesto. Mi assumo la responsabilità di dire che è il numero uno in Italia dell'extreme shooting, giusto? Giusto. Ci spieghi un attimino chi sei e la tua attività in cosa consiste? Sì, allora, la mia attività, allora, io sono Davide Carolis e sono brand ambassador della Benelli Armi e la Baschieri Pellagri Italia. Rappresento queste grandi aziende in Italia e nel mondo, e la mia attività è un'attività, come ha spiegato poco fa Andrea, da spettacolo. Cioè non c'è, è uno show. Uno show, puramente da show. La cosa bella è che creando queste evoluzioni in volo con le mie armi regaliamo emozioni al pubblico. Quindi, ecco perché il concetto è questo. Lui dà per scontato che noi abbiamo capito, ma fondamentalmente Davide prende il piattello, lo lancia e fa delle figure super difficili e colpisce il piattello. Sì, questo è il risultato senza finale. Senza guardare la linea di mira. E diciamo, la sorpresa è questa qua, che magari tradizionalmente le armi miri al bersaglio e colpisci. Tu invece? Io uso diverse figure. Arma da sopra la testa, dietro la schiena, sotto le gambe, e con il mio istinto vado a colpire i piattelli lanciati da me stesso. E ragazzi, io credo che se anche voi non l'abbiate mai fatto, come ovviamente mi ho tirato una volta al piattello e sono una pippa colossale, classico tra l'altro, sì. Ovviamente io che ho provato una volta nella vita a farlo in maniera classica, quindi avendo la linea di tiro, potete solo immaginare quanto possa essere difficile. Io, questa è una curiosità mia, è solo questione di allenamento o secondo te ci vuole anche un talento innato? Allora, secondo me ci vuole il talento innato. Ok. Si raggiunge anche con l'allenamento, però c'è un maggior sacrificio, perché io mi posso permettere, non perché voglio essere il talentuoso di turno, ma mi posso permettere di stare 2 mesi senza allenarmi. Torni? Torno e faccio e qualsiasi cosa. L'importante è che la mia mente accetta quell'esercizio. Io oggi penso un esercizio, vado al campo e lo faccio, 100%. Ok. È già un processo che anticipo. Non tutti siamo così. No, come per nel molti nel tuo sport. È un approccio. No, no, certo, per molti invece magari c'è proprio più un discorso di l'allenamento che mi ha portato a essere. Tu hai la componente del talento più l'allenamento e viene fuori qualcosa di spettacolare. Sì. Che vi anticipo, poi vedremo. Perché devo dirlo, per forza. Se no non li lascio così. Poi vedremo dal vivo Davide lavorare in campo. Io sinceramente non vedo l'ora. Però oggi siamo in sala pesi e oggi lui viene al mio mondo. Come ogni volta che mi relaziono a una persona che ha la passione del bodybuilding, perché Davide fa allenamento 4 volte a settimana, ha un preparatore che lo segue in maniera specifica, e infatti Davide ha un'ottima esperienza in sala pesi. Abbiamo parlato prima anche del lavoro che fai, come lo organizzi, eccetera, eccetera. Quello che gli voglio far fare oggi è fargli provare un'esperienza differente. Perché, ripeto, lui avendo già una programmazione estremamente specifica, ha già il suo piano di lavoro, ha già i suoi obiettivi, ha già avuto un percorso. Io, chiaramente, in una volta non posso capire tutte le dinamiche che stanno dietro la programmazione che tu e il tuo trainer avete fatto in tutto questo tempo. Quindi, semplicemente, cerco di immaginare quali possano essere gli esercizi, le modalità che potrebbero essergli d'aiuto quando poi lui va in campo, perché alla fine lui si è messo sicuramente per uno sfattore estetico, perché vedete che i muscoli sto ragazzo ce li ha, ma l'obiettivo principale del lavoro in sala pesi che hanno strutturato insieme lui e il suo coach è quello di poi essere più prestazionale, certo, quando vai sul campo. Quindi io oggi cercherò di fargli fare un'esperienza di un lavoro leggermente differente, molto basic, perché in mezz'ora siamo conosciuti, sì, chiaramente sì. Non mi posso assolutamente permettere di far nulla di più, e cercare quindi di impostargli un lavoro che gli dia un'esperienza diversa, fare sarà un lavoro, da quello che ho capito, un po' più dinamico di quello che fai di solito, e cercare di avere una stimolazione complessiva di tutte quelle aree muscolari
che sono più interessate quando poi lui va a sparare. Ragazzi, come ogni volta, come quando ha allenato Ivan Zucco il pugile, piuttosto come quando ha allenato altri atleti di altre discipline che hanno già un'impostazione loro, questa è un'experience, è un'esperienza, certo, è un divertimento, siamo qua per divertirci un'ora e condividere la passione insieme. Non c'è assolutamente da parte mia la velleità, lo dicevo anche con Zucco, che è un pugile di professionista, di poter pensare di insegnare qualcosa ad atleti che hanno già un'esperienza molto molto importante. Oggi ci divertiamo. Ci divertiamo, ma io penso da questo ultimo concetto, Andrea, come hai spiegato poco fa, tu non hai esperienza nel mio settore, ma io, che tu mi fai una sorta di circuito dalle informazioni che ti ho dato, se io sono intelligente magari ci sarà un qualcosa che mi migliorerà, anche più. Quindi qualsiasi cosa che viene fatta e soprattutto consigliata da un esperto del settore, per me è tesoro. Qualche spunto si può sempre trovare. Secondo me sì. Ragazzi, adesso basta parlare, partiamo. Dai. Allora, questo è il piano che io ho stilato in una calligrafia discutibile, sinceramente, con anche delle correzioni fatte proprio all'ultimo minuto. Sono 4 circuiti, dove il primo è solo riscaldamento, è composto da uno squat in isometria da 30 secondi, un'alzata laterale in piedi da 15 ripetizioni, uno squat dinamico, quindi okay, classico, sì, senza carico, da 20 ripetizioni, okay, e dei piegamenti al suolo. Okay. Questo viene fatto per 3 volte, perfetto, ok? In maniera tale che condizioniamo tutto il corpo, uh-huh, in maniera più o meno completa, senza sovraccarichi. Okay. Anche perché Davide mi diceva che ha dei piccoli problemi fisici, di conseguenza bisogna tenere anche in considerazione quelli. Il secondo circuito è un lavoro più, o meglio, un lavoro prevalente sugli arti inferiori, il secondo prevalente sull'upper, i muscoli del tronco, e il terzo lavoro sugli arti e sulle spalle. Ogni circuito di quelli che faremo poi miscela una parte classica di pesistica, quindi un lavoro sulle 8-12 ripetizioni, che è il range con cui tu sei abituato a lavorare, da quello che mi hai detto prima, si mescola al lavoro funzionale, che lo vedremo poi nello specifico, degli swing con la kettlebell, sì, degli snatch, perché lui lavora anche con le kettlebell, degli snatch con le kettlebell, e un lavoro costante di stability core, di core stability, scusatemi. E nella fattispecie, secondo me, il più adatto a lui è il plank. Questo per darvi un quadro generale di quello che faremo. Quindi cominciamo con il riscaldamento e poi passiamo invece alla spiegazione di ogni singolo circuito nel dettaglio. Perfetto, okay? Ottimo. Partiamo con il circuito di riscaldamento. Allora, Davide, fronte a me, posizione classica dello squat, vai in accosciata con un angolo di circa 90 gradi con la cavità poplitea e rimaniamo per 30 secondi da ora. Puoi monitorare lì anche tu, eh? Sì, sì, ho preso già. 7 secondi ora. Metà, siamo 15. No. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mi rialzo lentamente, abbiamo 20 secondi di recupero, prendo i manubri, sempre fronte a me, imposto un'alzata laterale classica, okay, quando sei pronto, fletto leggermente le ginocchia, stabilizzazione del core, leggera antiversione di bacino, quindi non stare in retroversione, se leggera antiversione, e vado 15 ripetizioni classiche, via. Ok. Molto bene. 3, 4, 5, alza la testa leggermente. 6, molto bene. 7, 8, 9, 10. Cominciamo a condizionare le spalle, anche perché uno dei problemi fisici che ha Davide è proprio sul deltoide. Giù i manubri, rimani già in questa posizione che sei in squat perfetto, abbiamo 20 squat dinamici, lenti e controllati, via. Uno, molto bene, perfetti, tutti così. 4. 5, di mantenere sempre il carico anche sul tallone, non portare troppo il carico sull'avampiede, bravissimo. Gestisci la discesa e il baricentro in maniera tale che ci sia 50% sul tallone e 50% sull'avampiede. Bravissimo,
si vede proprio che cambia l'impostazione. Sì. Molto bene. Attenzione non solo avampiede. Conta tu Davide, eh? Sì, mango due. Uno. Molto bene. Sdraiato, classici piegamenti al suolo. 15 piegamenti al suolo. Classici, bravissimo. Apertura dell'appoggio alle mani, questo. Gomiti stretti in maniera tale che lavorano anche i tricipiti e andiamo. Molto bene Davide, molto bene, perfetto. Gestisci anche la respirazione in maniera costante, eh? Non mollare l'addome, stabilizza con l'addome sempre. Non mollare l'addome, molto bene. Leggero recupero, sorso d'acqua, secondo giro di riscaldamento. Bene. Come ti senti? Bene, bene, bene. La cosa buona che ho sentito quando mi hai corretto sullo squat, diciamo caricando il peso, io carico molto sulle punte. Ho sentito che lavorano molto di più i quadricipiti in questo caso. Se porti sulle punte? No, no, sul tallone come mi hai corretto. Strano, perché solitamente invece quando tu la porti sul tallone scarichi su qualche catena cinetica posteriore. Però, come è successo che ti sei settato, quando io scendendo, se sono sull'avampiede, porto il carico sul tallone, ma fletto il busto in avanti, automaticamente il setting che tu dai andrà sempre a compensare in maniera tale che lavora il tuo gruppo muscolare forte, che in questo caso sono i quadricipiti. Sì. Quindi gli aggiustamenti che tu fai a livello posturale, se sono, tra virgolette, istintivi, sono sempre pro il gruppo muscolare più forte. Quando io faccio squat, io ho dei femorali e dei glutei molto più forti dei quadricipiti. Uh-huh. Se tu analizzi la mia impostazione, involontariamente porto il carico su quei gruppi muscolari. Okay. Quindi per quello io, ad esempio, prediligo l'hack squat, dove invece, non potendo gestire il movimento del baricentro, sono costretto dalla macchinario a scaricare sui quadricipiti. Ok? Okay? Secondo giro, forza, 30 secondi di squat, acqua. E poi partiamo col secondo giro. Sali leggermente. Fermo qua. Da qua anche muovere un po' il carico avampiede e tallone. Ok. Se tu adesso scarichi sul tallone e spingi, prova a attivare qua da solo. Bravo, volontario. Attiva tu il gluteo spingendo sul tallone. Adesso lo senti. Lo senti ora? Sì. Hai visto come automaticamente ti sei settato anche con la colonna? È normale. Quindi sei tu che stabilisci in funzione di dove porti il carico. Certo, certo. Come gestirlo. Era a 40, stop, ok. Via, 15 alzate. Scusa, Eli. No, no, mi hanno messo qua io, scusami. Molto bene. Sempre il mento leggermente più alto. In posizione perfetta. Cerca anche tu di pensare al gruppo muscolare che sta lavorando, in realtà lì che sei tu, sì, che gli dai attenzione. Ok, molto bene. 20 squat dinamici. Okay. Prova a fare quello che hai fatto prima, quando ti ho posizionato io. Sì. Scarica un po' di più sul tallone e gestisci la postura in maniera tale che sei tu a predisporre il gluteo che lavora, okay, oltre che a pensare di attivarlo. Il lavoro in palestra, ragazzi, è sempre... Vai pure tu. Inizio? Vai, vai. Il lavoro in palestra, ragazzi, è sempre... deve essere sempre coadiuvato non solo dai muscoli, ma anche dalla testa. Io devo pensare e sapere che in funzione di come mi gestisco attivo qualcosa rispetto a qualcos'altro. Benissimo, benissimo. Siamo noi che vediamo fastidio, ragazzi. Siamo noi che vediamo fastidio, allenatevi. Però spaccatevi il culo, se no non ha senso. Facciamo un accordo. Potete star qua se vedo che vi allenate forte. Cioè, no, stiamo a capire il carico. Perché... capire il carico è una roba che dovete fare prima. Piegamenti. Nel dubbio 10 kg in più. Hai già capito il carico.
vai. Stabilizza qua, mi raccomando, vai, via. Sì, ok. Quattro ancora. Una. Due. Tre. Quattro. Stop. Bentornati amici. Com'è stata questa pausa? Avete bevuto? Vi siete rifocillati? Noi no, stavamo preparando il primo circuito. Circuito composto da 8-12 ripetizioni di leg extension. 30 secondi di squat in isometria. 8-12 reps di leg curl, 45 secondi di plank e 10 swing con le kettle, anche 15 perché vedendo la modalità li fai comodi. Gli ho fatto fare un test, non perché non li sapesse fare, perché volevo vedere io come gestivo il movimento, e lo swing lo fa molto molto bene, quindi riuscendo a renderlo molto economico possiamo farne anche 15 o 20. Finito questo giro avrà 60-90 secondi di recupero e lo farà per 3 volte. Dimmi tu il carico con cui fai 8-12 ripetizioni. Ok, posizionamento, come ho detto prima, nel limite del possibile, massima estensione. Ok. 3, 2, 1, via. Una. 3. 4. 5. 6, 7, sono 12, 8, molto bene, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 1, 2, senza fretta scendo dalla macchina, mi posiziono davanti a me, appoggio dello squat come prima, 3, 2, 1, 30 secondi. Metà. Quattro, tre, due, uno, stop, leg curl, andiamo. Qua l'ha modificato la signora, quindi portiamo leggermente più aperto. Anche qua il carico che tu utilizzi di solito su 8-12. Raggiungiamo subito la massima flessione, ora siamo caldi. Posizione, qua siamo giusti, via, andiamo, uno, vai, vai, porta i talloni a sedere, forza, tre, molto bene, quattro, perfetto, il tuo limite, ti conosci tu, sei un atleta esperto, sei tu il tuo limite, 8-12, ottimo Davide. Molto bene. Scendo. Torniamo qui. Sono 45 secondi di plank. Quando sei pronto posizionati. Via. venticinque, 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, stop, senza fretta, kettlebell, posizionamento, bacino come dicevamo prima, quanto salgo le braccia a tua discrezione, dipende dal colpo di bacino quanto è forte, 3, 2, 1, via, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non anticipare l'accosciata, aspetta che arrivi il braccio, ti butta dietro il bacino, 12, 13, 14, 15, stop.
recupero, sensazioni? Allora, sensazioni molto molto positive, perché durante questo circuito di solito arrivavo al plank con un dolore alla spalla, mi dicevi. Questa volta, anche con i piegamenti di prima, zero. Quindi il riscaldamento, diciamo tutto il processo, il processo di avanzamento è stato molto positivo. Ok. Bene, ottimo. Sensazioni buone, muscolarmente sensazioni come ti buone, senti? Muscolarmente mi sento attivo a 360 gradi, allo stesso tempo ecco il fiato. Il fiato, sì. Spieghiamo perché la scelta di questi movimenti. Abbiamo detto che la scelta del tipo di esercizio è stata fatta in funzione dei movimenti che tu riproponi poi in campo. Certo. Swing e squat. Lui ha una marea di lavori in accosciata e estensione quando lancia il bersaglio. Giusto. Da quello che ho capito. Giusto, giusto. Piegamenti stability core, perché quando io vado anche solo a mantenere la posizione col fucile, anche se è libero, la stabilizzazione del core è fondamentale. Sì. Le spalle, dicevi che tieni il fucile molto in alto, con la mano stesa, quando tu lanci o fai spalle deltoidi, infatti i suoi problemi sono sulle spalle perché sono estremamente sollecitate. Con questo tipo di lavoro, swing, squat, isometria, arti inferiori e core stability, col plank. Tutta la parte alta per il comparto superiore dove lui tiene il fucile. Certo. Ok? Poi lo vedrete in campo, il movimento, come si riproduce. Bene, secondo giro, quando sei pronto. Questo è body shaming, sappilo. Secondo circuito, dopo i tre giri fatti per le gambe, core e swing, passiamo al circuito della parte alta più dedicato al tronco, quindi quello con pettorali e dorsali. La sequenza sarà questa, 8-12 alla chest press, 45 secondi plank al pari di prima, 8-12 di pulley, snatch singolo, 6 col destro, 6 col sinistro, concludere un'alzata laterale. Ok? Okay? Alzata laterale andiamo... 8-12 ripetizioni, 8-12. Ok? Qua i carichi sono sempre a tua discrezione, okay. Ok? L'esecuzione l'abbiamo vista prima, io ho leggermente corretto l'angolo di lavoro dell'omero. Lui giustamente lo teneva molto in sicurezza, quindi chiudeva molto l'angolo dell'omero vicino ai fianchi. Questo però vuol dire un coinvolgimento maggiore di tricipiti del deltoide anteriore. Sapete perfettamente che io a volte faccio estremizzare, ma sul culturismo lui non è qua per fare culturismo, quindi l'impostazione, chiamatela classico intermedia, è la più adatta. Okay. Infatti abbiamo gestito altezza del sedile in impostazione per avere quel tipo di lavoro. Quando vuoi. Bene. Leggermente più aperta l'impugnatura. Ok, vai. Via. Testa leggermente più alta. Non scappare avanti, bravissimo, con le spalle. Come dicono gli americani, chest up. Petto in alto. Alza leggermente il mento. Così, perfetto. Arriva al massimo stretch che te lo puoi permettere e via. Molto bene, questo. Molto molto bene. Sì. Sempre in postazione di massima contrazione qua. Molto bene. Sì. 8-12, eh? Quello è il range che mi serve. Molto bene. Perfetto. Ci spostiamo. Plank, dammi solo un secondo e prendo il cronometro, sì. Davide, 3, 2, 1, via, 45 secondi. Molto meglio l'impostazione della parte addominale, questo va bene, ricorda di tenerla anche quando farai i piegamenti, non lasciarti mai andare. Siamo a 20 secondi ora, resisti, 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 gestisci la respirazione. Svuota la testa e pensa solo alla respirazione. Mancano 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Buona. Forza. Pulli. Facciamo quanto peso per 8-12? 57. 57, ok. Ricordati che una volta arrivato all'ottava, tu sei arrivato. Sì. Da lì in poi quelle che arrivano. Inverti. Esatto. 3, 2, 1, vai.
Ok. Concentra il lavoro non sulle braccia ma sulla chiusura delle scapole. Bravo, alza il mento. Qua si devono chiudere, bravo, questo è il lavoro che interessa. Forza, molto bene, andiamo. Sì, molto bene. Via, alza il mento. Sì, una ancora. Molto bene. Ecco perché prima non le sentivo mai. Snatch. È una piccola correzione, sì, giusto, una piccola cavolata. Allora. Ripeto, è uno swing singolo con... Ok, sei per braccio, via. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Ricordati sempre che l'accosciata parte dal momento in cui il braccio come se ti spingesse okay. indietro il bacino. Non sempre. Accosciare prima che il braccio arrivi. Okay. Arriva il braccio, vado indietro, colpo di bacino e vado su. Vai. Aspetta che arrivi. Bravo, perfetta. Questa è perfetta. Perfette. Sono perfette. Forza? Sono sei solo, eh. Stop. Ok. Ultimo lavoro, alzate laterali. Essendo 8-12, usiamo gli 8, sì. non di più, ok? Okay. Identiche a quelle del riscaldamento, via. Uno, molto bene. Due, non avere fretta, non avere fretta. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette, ancora tre, basta. Una. Due. Molto bene, molto bene, bel lavoro. Bravo Davide. Buono. Bel lavoro. Dammi una motivazione valida. Vabbè, con quell'altro morivo. Vabbè, mo proviamo con quell'altro. La mia veneranda età non mi permette di ricordarmi quello che ho scritto un'ora fa, quindi stavo rileggendo il piano. Circuito, terzo e ultimo, quindi ha già fatto in tutto 9, compreso il riscaldamento, 9 giri. Più dedicato invece sempre all'upper, ma specifico per spalle, braccia e sempre core stability. Fatta per un altro modo. Noi abbiamo 8-12 ripetizioni di spinte per i deltoidi, fatta la shoulder press. Andiamo alle parallele e lavoriamo gli addominali questa volta tramite l'utilizzo dei flessori dell'anca. Quindi classica parallela, posizionamento, gambe che vanno verso il torace. Quindi utilizziamo appunto i flessori dell'anca, okay. che sono psoas, retto femorale, e sartorio, per poi passare a un classico curl con bilanciere in praticamente superset con un push down. E credo, poi mi confermerà Davide, che abbiamo fatto un lavoro onesto. Onesto ma molto stimolante. Ok. 3, 2, 1, via, andiamo. Molto bene. Ricordatevi sempre che Davide ha questo leggero fastidio alla spalla, quindi il setting iniziale per lui a livello di depressione e adduzione della scapola è fondamentale. Se gli scappa una scapola, altre due, stop. Guardate ragazzi, ho riso perché se gli scappa una scapola sembra, se gli scappa una scapola rumorosa è per lo sforzo, che cazzo stavo dicendo? È qui. Siamo. Per far sì che il lavoro non sia completa responsabilità dei flessori dell'anca, che sono quei tre muscoli che dicevo prima che ti permettono di fare questo, il tuo lavoro da un punto di vista di impostazione tua deve essere quello, una volta posizionato con le braccia, di tenere l'addome in contrazione e ogni volta prima di partire con le gambe che si sollevano fare questo lavoro in retroversione. Shh. Bravo, via. Ok, le punte dei piedi? È uguale, questa è differente. 3, 2, 1, via. Senza fretta. Dammi quella contrazione iniziale prima. Bravo, bravo, dammela. Stabilizza e poi contrai. Stabilizza e poi contrai. Molto bene. Sì.
La stabilizzazione iniziale è fondamentale. 4, 3, 2, 1. Andiamo, bicipiti. Impugnatura larghezza spalle. Sempre stabilizzazione sulle gambe. Controllo addominale. Leggera antiversione, perfetto. Vado, fletto, andiamo. 1. E sempre questo dito nella testa troppo bassa. Molto bene. Sì. Ho sempre 8-12. Gomito immobile, non perdere l'addome, non perdere l'addome. 3, 2, 1. Molto bene. Ultimo. Tricipiti. Da qua posizione. Sempre leggera iperlordosi lombare. Flessione delle ginocchia. Gomiti fermi ai fianchi. Oh. Estendo il braccio, ok? Quando vuoi, 3, 2, 1. Bravissimo, non muovere i gomiti. 2, 3, bravo. 4, 5, 6, 7, facciamo le 3. 1, 2, recupero, altri due giri, abbiamo finito. 9 e stop. Ok, basta. Terzo giro, finito. Ottimo. Hai il fiato per fare le considerazioni? Ce la allora, fai? Ce la faccio. Okay. Dambi, visto che ripeto, esperienza ne hai, lavoro lo fai, in sala pesi ci stai, una valutazione, come ti senti? Allora, mi sento stimolato a 360 gradi, quella è la cosa, è la novità, perché diciamo ho sempre lavorato in progressione. Certo. Questo, diciamo, scambiare, partire con una cesta, diversificare, plank, poi ripartire con pulli, queste alterazioni che mi hai consigliato sono state molto molto positive, perché allo stesso tempo mi sento, ecco, ancora condizionato a livello di cardio, a livello di intensità muscolare, quindi una sensazione nuova. Io sono felicissimo, questo me lo consiglio. Per ricordo. A voglia. Grazie di tutto. Grazie. E adesso andiamo da lui. Adesso tocca a me. E non ve l'ho detto prima, dai, ci provo anch'io. Farò una figura di merda incredibile, no, ma ci provo anch'io. Grazie Andrea. Inizio io. Certo, stavolta sì. Allora, bene, siamo passati dalla parte della palestra, adesso vieni qua Andrea che tu sei adatto. Allora, mettiamo in atto, diciamo, quella preparazione che hai preparato in pochissimo tempo, ma è stata molto molto efficace, quindi ti ringrazio nuovamente e l'andiamo a mettere in atto sulla mia disciplina, quella che hai spiegato poco fa, quindi io direi che non ti vedo troppo convinto però. No, io sono sempre in difficoltà perché ho paura di fare brutte figure. No. Vedrai. Quindi oggi vedremo lui che spara. Bravissimo, bellissimo. Bravo, bravissimo. Sono sicurissimo che tu a tre piccoli miei messaggi ci arriverai in maniera velocissima, perché l'approccio che hai tu sul lato sportivo mi rispecchia molto. Quindi su questo lato non vedo nessun problema. Quindi sento un po' di ansia, ma proprio. No. Allora, prepariamo con l'impostazione, che è la cosa basilare. Allora, prendo un'arma. Ovviamente, arma in sicurezza, quindi è la cosa basilare. Otturatore aperto, mai il dito sul grilletto. Ok. Il dito sul grilletto solo quando si spara. In questo caso che facciamo? Tu hai l'occhio dominante sinistro, che è una cosa importantissima. Quindi spariamo. Tanto magari spieghi anche loro come si fa a capire. Assolutamente sì. Allora, perché prima abbiamo fatto questo test perché io ho una difficoltà motoria, non riesco a chiudere l'occhio sinistro. Lui mi ha detto guarda che potrebbe essere perché è il tuo dominante al sinistro. Certo. Mi ha fatto fare questo test. Perché tu hai la dominanza degli arti? Destro. Destra. Quindi potrebbe capitare che c'è questa inversione. Molte persone che sono spaventate da questa cosa, i tiratori in particolar modo, che hanno la dominanza destra sugli arti e l'occhio dominante sinistro. Io consiglio sempre di cambiare. Okay. Ci sarà
un primo periodo che sarà molto stravolgente, però i risultati sono sempre positivi. Okay. In questo caso tu che sei anche neofita, la cosa è positivissima. Quindi che succede? Partiamo con impugnare e mettere i piedi rivolti dove noi andremo a colpire il bersaglio, in questa posizione. Bravissimo. Però tu sei a destra, sei a sinistra, quindi ti specchi a me. Ok. Bravo. Il calcio va tra l'omero e la clavicola. In questo caso tu stai utilizzando una mia arma, quindi è un'arma predisposta a me, per il mio corpo. Nel tuo caso ce ne vorrebbero un pochino di più di accorgimenti. Comunque, omero tra l'omero e la clavicola. Un pochino più su. Poggi la guancia sul nasello, allungando il collo in avanti. Bravo. Occhi aperti. Così. Allora, inclina un pochino la testa. No, solo la testa, solo così. E schiacci giù. Perfetto. Schiaccia. Schiaccia di più. Bravo. Inclina la testa così. Perfetto. In questo caso Andrea, avendo una predisposizione diversa da me, si trova un pochino male su quest'arma, però andremo a sfruttare quello che è l'istinto, che tu in progressione, guardando il mirino in profondità, il bersaglio che vedrai in volo lo devi solo seguire. Se tu ci fai caso adesso, Andrea, tu stai in apnea quasi, vero? In maniera naturale scendi giù, perché quando noi andiamo a sparare tendenzialmente stiamo sempre in apnea. Quindi che succede? Andiamo a stravolgere la respirazione, andiamo a stravolgere tantissime cose. Nel mio caso, nella disciplina che andiamo a svolgere oggi, è quella che ti spiegavo prima in palestra, quando tu mi hai fatto delle domande. Davide, spiegami un pochino la tua disciplina, ho visto solo i video, ma a livello di respirazione, esplosività, mi hai fatto alcune domande che io ti ho riportato per far sì di creare quel piccolo programma per metterlo in atto. E allo stesso tempo è questo qua. Basi sono: quando sparo, istinto, non calcolare dove e quando, perché tu, una volta che ti sei posizionato sull'arma, che l'arma è predisposta per te, in questo caso no, io dove guardo il colpo va lì. Ok. Quindi stai in apnea, e quando io vado a fare delle dimostrazioni in pubblico oppure uno spettacolo, devo saper gestire queste cose: respirazione, parlare, interagire con il pubblico, e poi devo mettere anche lo sforzo fisico. Quindi adesso partiamo dalle piccole basi, e poi a fine video cercherò di far fare un bel trick a Andrea, giusto? Ha troppe speranze in questo ragazzo. Ripone troppe speranze in me. Bene, vai. Allora sali su. Perfetto, ottimo. Che allora pippa. Tu hai ragionato un pochino nel seguirlo, perché abbiamo fatto quell'esercizio di prima, che è stato tutto corretto. Giustamente tu hai fatto lo stesso procedimento, però non hai attivato l'istinto. Una volta che tu ce l'hai sulla coperto dal mirino, dalla canna, cose così, spari. Ok. Non pensare troppo. È normale che io occhi aperti non abbia proprio a fuoco perfetto? Sì, sì, sì. Ok. Allora. Carica il peso delle spalle in avanti, bravissimo, perfetto. Schiacciando un pochino di più la faccia, non aprire, non chiudere l'occhio. Quando ce l'hai sulla canna, spari. Adesso. Ecco. Ottimo, già sapevo. Allora, è un mio onore farlo. Il piattello qui nel mio campo ad Andrea Presti. Ho fatto l'ultima volta, anni fa, niente, con la macchina però. Con la macchina. Ripeto, sì. È la stessa cosa. Allora, è un step by step, no? Qui è un piattello semplice, morbido, lo copri e spari. La macchina che succede? Ha una direzione. Quella direzione tu che fai? Se è veloce lo anticipi. Ok. Se è lento e stai sempre un pochino avanti. Se è velocissimo ovviamente ha un anticipo maggiore. Devi calcolare. Ma quelle sono progressioni. Ma tanto il tiro, che succede? Non farsi prendere l'ansia. Perché quando vediamo un piattello veloce, oddio, il tiro che succede? È bloccare, fermare il tempo, scattare quel fotogramma. Quando io vedo una cosa in volo, che succede? Tu ti ricordi sempre di quell'immagine, non ti ricordi del percorso di questa cosa. Hai un fotogramma. Saper scattare quel fotogramma, è la cosa importante. Io parte il piattello dalla macchina, lo guardo, si ferma tutto, si ferma e so dove andare a sparare.
in base alla direzione. Quello, ti ripeto, sei un neofita e giustamente hai degli allenamenti da fare per arrivare a quei livelli, però secondo me sei molto molto predisposto. Sì, ma ragazzi, la cosa eccezionale è che io avevo l'arma, io mirino, e tu hai capito quando devo sparare, sì, sì, da fuori. Cioè. Io perché guardo, allora che succede? Quando inizio... Come fai da quella prospettiva? Allora, sembra una cosa naturale, però io per leggere e capire te stesso, come stai sparando, io non sto guardando il piattello, io guardo te, anche come ti muovi, all'approccio, alla visione del piattello. Se tu hai un movimento molto molto veloce, significa che sei una persona ansiosa. Però precedentemente tu hai seguito il piattello e ti ho visto che tu eri perfetto, sempre nell'andatura del piattello, nella velocità, e quello è importante. Non devi fare questi zig zag perché oddio che cosa sta succedendo, no, acquisisco e lo porto dove voglio, perché poi io devo saper gestire, tu Andrea devi saper gestire quando vuole sparare. Giustamente in maniera basica, come in palestra, sono quelle serie che tu parti con i manubri leggeri e vai. Quando devi andare oltre e fare a trovare il cedimento che succede? È quando io sto al limite che faccio quella cosa in più. Che figata. Dai, riproviamo perché dobbiamo fare qualcosa di spettacolare. Andrea si prepara per acquisire e colpire un altro piattello per poi progredire ad aumentare il numero, perché ti voglio portare almeno a 2/3 piattelli colpiti in aria oggi. Sei pronto Andrea? Sì. Tranquillo, eh? Ottimo, colpo perfetto. Adesso io sono sicuro che sono sicuro che passiamo a due piattelli sono sì sì, io guarda devo arrivare, anzi ho detto 2 o 3, ma devo arrivare a 3 o 4 piattelli adesso con te. Non cambia nulla, sono 2 piattelli ma sono 2 singoli. Ok, colpisco il primo. Io posso appoggiare l'arma? Certo, poggi così, colpisco il primo, cancello quello che è successo e vado sul secondo. Ok. Stesso approccio, pum, pum. Sempre delicato, sempre lento, tranquillo. Sempre lento. Tu, 1 e 2. Devi solo accelerare un pochino più l'istinto. Ok. Perché stai ragionando un bel po', ma è giusto che sia così perché è la prima volta, quindi... Però, okay. Ottimo. Dai. Adesso, Andrea. Posizione, tranquilla. Giustamente, tu ti controlli molto perché passando dalla tua disciplina a questa disciplina, ci sono delle sfumature che vanno corrette, perché qui va molto l'istinto. Anche sì, ok, mi posiziono, ma non controllo troppo la posizione dei piedi. Mi devo sentire naturale. Ok. Ok. Allora, passiamo a 2 piattelli. Stessa cosa. Sono 2 singoli. 1 e poi 1. Accelera un pochino più l'istinto, tutto qua. Tienilo in maniera rilassata il fucile, non ti rigidire. Quando vuoi vado, eh? Ok. Perfetto, perfetto, ottimo. Allora, il piccolo errore è stato che tu hai colpito il primo in maniera perfetta. Giustamente è la prima sessione che vai su 2 piattelli. Che hai fatto? Hai colpito il primo, quello basso, quindi è corretto. Seconda cosa che hai fatto, hai aspettato il secondo che scendesse. Invece no, sei tu subito che devi andare a prenderlo. Okay. Poi magari lo puoi portare anche giù. Sparo. Però devo già averlo. Bravo. Devi sempre andarle a prendere te. Il primo c'era però, giusto? Sì. Guarda. Sai che ero talmente concentrato sul secondo che mi sono anche accorto del primo. Bravo, tu ti devi proprio estraniare. Allora. Se il primo non pensavo di averlo preso. Tu guarda a me, solo per a livello di approccio come va. Aspettavo solo questo. No, ma questo è easy, no? Lo so, cazzo. Così. Tu devi fare questo. Ok. Non pensare dove è stato, dove non sta. No, ma questo è facile. La prossima volta quando vieni metto 200 kg di panca e dico, devi fare così. No. È solo l'esecuzione, non il peso qua. Qua non parliamo di pesi perché... Allora, torniamo a te. Fai partire l'istinto quando ti entra questo corpo anomalo arancione nel tuo campo visivo. Okay. Tu devi crearti un focus tuo, perché tu sai che noi spariamo in quella zona lì. Tutto quello che entra è quello che ti distrae. Io qui non esisto, nessuno qua esiste e nessun rumore. Sempre molto, molto, molto rilassato. Scarica la tensione. Ok, vado? Sì. Perfetto. Affanculo. Perfetto, però 10 volte meglio rispetto a prima. Hai visto? Tum, tum.
Giusto, perfetto. Vai, che adesso ce l'abbiamo. Io adesso cosa faccio, Andrea? Ti li mando un pochino più su, okay. Così hai quel tanto, un pochino di tempo in più per starci dentro. Però ci stai, eh? Così come hai fatto adesso, uguale. Devi solo lasciare andare il tuo fisico verso il piattello. Ok. Ecco perché dico sempre rilassati, scarica proprio tutta la tensione. Vai. Vado, Ci sono. Lento. Lento perché hai aspettato troppo, sì, sul primo. Perché poi che succede? Che quando io sparo veloce, magari a due piattelli, no? Io non è che... lo sai perché ho acquisito questa velocità? Perché ho sviluppato un metodo personale di approccio, come credo che anche tu in determinati esercizi hai il tuo metodo. Io sparo al primo, allo stesso tempo guardo il secondo piattello dov'è. Ipotesi, 40 centimetri, un pochino più alto, un pochino... Quindi faccio tum tum, è un movimento automatico. Non sto pensando lì, devo alzarmi, devo andare lì perché devo starci sopra. Mi sono accorto di questo, è come se io, una volta che ho sparato il primo, già sul secondo devo andare, sì, mentre io ho aspettato di vedere il primo. Sì, 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 bravo. Quindi, quando te ti entra quel piattello dentro il tuo campo visivo, boom, istintivo, pa. E poi subito l'altro. E subito l'altro, istintivo. Giustamente io ripeto, ribadisco, è una cosa che stiamo facendo, una cosa molto, molto, molto elevata per fare queste cose qui, perché inizialmente vanno prese le basi come tutti i tipi, sì, di sport. Sì, se no ma ce la dobbiamo però fare. Però adesso stiamo facendo qualcosa di in più. Ti sto portando oltre e cercando di farti entrare nel mio mondo. No, no, bisogna farlo. Ok, premi con il pollice e questa la inserisci da sotto, così. Ok. Vai. Premendo con il pollice, inserendola verso su. Ok. Ok. Perfetto. Diciamoci lì. Perfetto. Forza, Andre. Dai. Istinto, istinto. Ce l'ho. Vado, Ancora lento. Ni. Non vorrei che tu stai chiudendo un occhio. No, non l'ho aperto. Okay. Non ho aperto. Perché per andare sull'altro non vorrei che facessi questa cosa. Allora. Due. Perdonami, va così, giusto? Gira. Ok. Premi lì e la seconda gira. Quindi è ok. Yes. Allora, di nuovo. Sempre molto rilassato, soprattutto con il collo. Rilassa perché ti devi muovere in maniera molto molto lenta, ma allo stesso tempo istintiva. Vado? Sì. Questi sono aperti male, sono aperti. In maniera naturale stai accelerando i tempi, cioè i tempi di approccio di acquisizione del piattello, quindi stai procedendo molto molto bene. Esisti solo tu e i piattelli, il fucile non esiste. Ok. Ce l'ho. Stavolta al contrario. Il contrario. Però... lo ribadisco, sta sparando con un'arma che è predisposta per me, perché l'arma parte, il colpo parte tutto da qua, il calcio, lunghezza del calcio con il grilletto, deriva, alzo. Noi siamo totalmente diversi a livello fisico. Io ho una lunghezza che mi permette di fare questo tipo di attività. Tu sicuramente hai bisogno di un calcio più lungo, okay, e soprattutto di un asello più alto, okay, perché vedo che tu stai in sofferenza per andare giù. Sì, facciamo così, sì, vabbè. Ti vedo moltissimo, quindi è come se, te lo faccio in parole povere, tu hai un 45? Sì. Un 45, ti metto un 37 e dico corri. Così. Ecco, l'altra cosa positiva è che già gestisci l'arma per conto tuo. Queste sembrano cose banali, ma non sono banali. Il fatto che la metti sempre in sicurezza, il fatto che tu la carichi in quella direzione, poi ti metti lì e ti sai isolare. Questi sono tutti... E poi ti dico,
l'occhio dominante è a sinistra, però a me l'arma avrebbe da prenderla così, certo, perché essendo destro mi sento più confident di qua. Sulla sinistra faccio un po' più fatica a gestirla, solo per quello. Certo, ma ti ripeto, stai facendo una cosa che, cioè, non stai passando dall'elementare alle medie alle superiori, stai andando direttamente alle superiori. Quindi quello che viene è tutto positivo. Però questi due piattelli, ti ripeto, non ragionarci su, guardali e spara. Piattello, grilletto, piattello, grilletto, il fucile non esiste. Ok, rilassa sempre. Ce l'ho. Il secondo sempre adesso. Perché il primo, anche nel lancio precedente, sei passato un pochino su. Ok. Forse un pochino di ritardo a livello di istinto, di approccio, cose così. Cioè, forse si sta ragionando, ma giustamente. Lasciati andare sempre di più che ci stai, eh. Perché i tempi sono migliorati moltissimo. I tempi di acquisizione, soprattutto di sparo, sono migliorati moltissimo. Eh sì. Oh. Ok. Perfetto. Ok. Bello, perfetto, grande. Questa era anche difficile, eh? Perché il secondo è andato verso di là. Bravissimo, bravissimo. Io farei subito un 3. Vabbè. Confermiamo un 2. Cazzo, neanche la soddisfazione. Cazzo, bravo Andre. No. Allora, sai perché, Andrea? La cosa che mi piace pure, che devo dire, che è un'impostazione, sembra che tu spari da una vita. Cioè, l'impostazione che ha, ragazzi, non è che si arriva così. Quella allenamento, ma poi ti deve venire anche naturale. Tu c'hai questa impostazione che ti ho detto prima, ti ho dato solo quegli accorgimenti, carica sulla gamba sinistra nel tuo caso, cioè scusa destra perché tu sei sinistro, sembri un tiratore sempre. Io ti guardavo da questa parte e sembri un tiratore. Dai, tre piattelli. Quindi Andrea, passiamo a tre piattelli. In questo caso che succede? Per accorciare i movimenti, i tempi, tu già ti metti in posizione di primo sparo. Non puoi partire qua e poi andare su, perché tu che fai? Parto già su. Parti già su. Quando hai acquisito il primo, quello più basso, spari, perché gli altri rimangono sul campo visivo. Cioè tu fai sparo al primo, gli altri già ce li su. Tu e tu me lo vai a cercare. Non devi andare su al piattello, perché se io sparo qua, questo non lo vedo più. Quindi prima quello basso. Basso e a salire. Ok. Cazzo, ok, convinto, ho detto. Ok, sali su, occhi aperti e rilassati, eh. Vado? Ok. Lentissimo. Lentissimo, però non è un problema. Allora, hai ancora un colpo. Questa volta li ho visti proprio più lontani. Hai ancora un colpo, quindi ne metti due sotto e riproviamo. Ok, sali su, bravo. Pronto? Sì. Bellissimo! Bravo. Veramente, guarda. Presi tutti perfetti. Che soddisfazione, ragazzi. Grande. No, ce l'hai. Sono mega contento. Io te l'ho visto subito che ce l'avevi. Ecco perché mentalmente ce l'hai. Cioè, sul lato fisico, secondo me, sei predisposto perché sei un atleta e sai dove andare a colpire, ma mentalmente questo è un gioco mentale, eh? Grande Andrea, sono troppo contento. Hai visto? Bravo. Tu hai azionato mente piattello. Quando il fucile, che per te sparisce in questo caso quando lo prendo non lo vedo più quando il fucile è una parte del tuo corpo, allora lì sei arrivato al capolinea, che sai fare tutto. Eccolo là, ottimo. Guarda, sono sorpreso da tante cose, veramente, eh? Perché questa è più difficile che sparare. Urgo! Eh sì. Potrei fare il lanciatore di piattelli. Addirittura più difficile. Più difficile sparare, sì. Perché adesso è uno. Vai, provate. Cazzo, Luca, vai! Vai. Metterlo anche in condizioni. In condizioni che ti dà più. Già è buono. Siamo devi arrivarci.
Ale. Io mi sentivo figo con tre piattelli, eh? Avete capito? Con tre ero il numero uno. Ciao. Il trucco sta proprio a rendere facile queste cose impossibili. Un'altra cosa facilissima, cambiare due posizioni nel fucile senza guardare la linea di mira. Lancio, colpisco il primo, giro e colpisco il secondo. Parlando così. Così. Un'altra cosa bella che possiamo fare, se prendi la macchina, mangia piattelli, ti faccio vedere una cosa. Quando stavo mangiando, no? Ti ascoltavo che mi dicevi, ma perché ho 240 kg di panca, proprio come se nulla fosse. Sì. No, no, però me l'hai detta così, e a me mi è arrivato questo messaggio. E io che ne faccio 60 sofferti, evidenzio questa cosa. Cioè, cazzo. Però adesso ti voglio vedere, no? Nel lanciare 8 piattelli, lanciarli alti lì, con una sorta di squat, lanciarli alti e metterli anche in condizione di tiro. Mi stai umiliando con stile. No, perché la forza, voglio vedere dove arriviamo. Una gara di lancio, a chi arriva più alto? No, vabbè, vinci tu, io sono una pippa. No, no, io mi sono strappato le costole e i muscoli intercostali, strappato le costole in gergo, lanciando un sasso nel lago. Sì, è vero, è vero. Sì, eh. Ma anche perché poi quando lo fai a freddo, io adesso che succede? Ne lancio 8 perché abbiamo fatto un po' di lanci. Io non è che non partirò mai a lanciare 8 piattelli. Inizio 1, 2, 3, anche la progressione di carico quando certo. Sei in palestra. Che fai? Parti con 2,40? No. Quindi amici, se quest'anno non gareggerò... Mio braccio destro. No, sarà colpa sua. Ok. Allora. In questo modo? Così. O da questo lato? No. Quando superi i 4 piattelli, allora hai una tecnica proprio sopra fine, altrimenti devi girare. Ok. Girando non prendi più i piattelli così, ti parlo... Pollice dentro, che faccio? Lancio e gli do sempre quella sorta di giro. Ok. Perché loro devono crearsi quell'effetto in aria per restare quel tantino in più. In questo caso 8, vedi? Qui c'è uno scalino che metto il mignolo, che non mi escono i piattelli. Qui vado a prendere il più possibile, diciamo in maniera omogenea, e qua tengo con il pollice. Perché io che faccio? Faccio così, vado su, il momento che sto lanciando la forza del braccio si va a scaricare un po', perché altrimenti creeresti solo un disordine. Forza nelle gambe, lancio su, rallento qui e gli do quella sorta di effetto. Ok, provo. Proviamo. Così giusto quindi? Ok, questo solo più aperto qua, il pollice, eccolo qua. In avanti, Tu, l'importante è che ti metti, che già nel lancio crei un punto fisso dove lanciarli, okay. Tipo 80 gradi, okay. 80-85 gradi. Eccoli là, diciamo sei andato un pochino in avanti. Ok, però diciamo deve essere più verso l'alto. Sì, gli devi creare una sorta di swing. Ok. Così. Che ripeto, guarda, il lancio, ragazzi, è la cosa più difficile. Perché se tu non riesci a mettere i piattelli nella condizione di tiro, in questo caso non potresti fare nulla. Vedi? Vabbè. E anche se erano un pochino sporchi, però si sono messi così e sono rimasti in aria a girare. Lancia. Easy. Io questo pensavo fosse un fotomontaggio. Io gliel'avevo chiesto, la prima cosa che gli ho chiesto, ma è una cazzata. Adesso che figuraccia, tutti che mi riprendono non lo prendo. 3, 2, 1. Non ho preso. Sei fortunato. Fortunatissimo, perché... Sei imbarazzante. No, però la faccia tua del primo era... Porca troia. Sembra tipo la scena di quei killer dei film. Sono buono però, non faccio male a nessuno. Incredibile. Possiamo confermare che non è un videomontaggio, Andrea? Ma come cazzo fa? No, però guarda, perché ci stava a dire, quando si girano i video, ci sono le prove, visto, tagliamo, facciamo, cuciamo. Il primo che non si riprendeva, Andrea ha fatto una faccia bellissima. Adesso ancora ce l'ha, però... Che troia! Dai, l'ultimo. Vai, fallo. No, tu? Io? Che io? Sempre così? Io ho vinto là. Ti posso fare? Io con i miei 3 ho già vinto. Ah, no, guarda. Garantisco.
Allora, proviamo a fare una roba un pochino più freestyle. Se riesco, perché ragazzi sono proprio inattivo. Volevo metterlo dietro la schiena, ma ci sono riuscito. Proviamo, dai. Allucinante. Queste cose qua fino a agosto non riuscivo a fare più. Andare qua dietro. È allucinante. L'ultimo. Grande Andrea. Allora, se vogliamo, io ti faccio provare una chicca. Dimmi te. Vai. Cioè, questo però cambia totalmente. Ok. Un tiro statico, ma allo stesso tempo il corpo risponde. Che succede? Io vengo da questa disciplina, facevo precedentemente di iniziare questa attività, facevo tiro di precisione. Tiro di precisione, sei seduto, tipo oggi fai, però la respirazione è importantissima, battiti importanti, perché se io mi vado a chiudere molto sull'arma, il reticolo dell'ottica balla con i battiti. Più ingrandisco la messa a fuoco, la proiezione che vado sul bersaglio distante, e più c'è sensibilità. Quindi che succede? Il battito deve essere molto 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 basso, quindi respirazione, cercare di abbassare il più possibile. Però è emozionante allo stesso tempo, perché tu sentirai un rombo diverso, dai. Vai. Allora, per fare questa cosa qua però, ci spostiamo lì. Io ti metto un bersaglio lì, spillato, poggiati lì, seduti, senza nessun minimo di sforzo, e proviamo. Ho fatto a capo 47, ma 16. E adesso ragazzi, mettiamo Andrea alla prova. Tiro di precisione. Ma la cappa è leggerissimo. La cappa sembra non avere mano al fucile. Allora, adesso Andrea, andiamo a conoscere un'altra disciplina che è totalmente diversa da quella che abbiamo fatto poco fa. Lì domina l'istinto, qui domina il ragionamento, nel senso di controllare respirazione, battiti, non andare ad ancorarti troppo sull'arma, perché il tuo corpo trasmette i battiti sull'arma, quindi molto molto sensibili. La cosa che devi essere, che devi tenere conto, è lo scatto dell'arma, che è molto molto sensibile. In questo caso meno tengo l'arma, si connette solo la mente al dito, così. Io adesso l'arma scarica, in questo caso vedi, io la mano, prima tu eri più ancorato, avevi più forza sull'arma, invece adesso si lascia andare, vedi, e spara solo così, vedi, tutto qua. Deve essere uno scatto molto più veloce, molto più leggero, più corto, che ti deve sorprendere. Il trucco sta in generare nel tiro, quando in questo caso un'arma di questo genere, in questa disciplina, quando il colpo ti sorprende, che tu vai a tirare l'arma, vai a tirare il grilletto, scusa, io sto sul mirino, sto sul bersaglio, tiro, il colpo parte, ti ha sorpreso, lì vuol dire il colpo perfetto. Ok. Non devi calcolare troppo nostro su giù, perché troppi pensieri, troppe informazioni che tu mandi è controproducente. Ok. Quindi, adesso, armamento. È molto molto facile, prendi un proiettile, inserisci con la punta verso lì, chiudi l'otturatore, chiudi, manda giù. Ok, e questo è il caricamento. Riapri, ok, qua si sente il botto. Cuffie. La cosa che ti consiglio, Andrea, adesso che provi l'arma e scarica, provi un pochino lo scatto. Ok. E senti la sensibilità, come se dovessi sparare a quel bersaglio che ti ho messo lì. La posizionamento qua, come mi metto? Cioè, fammi vedere tu di là come sei, come se posso, scusa. Certo. Io che faccio? Mi metto così, cerco di allungare il bacino verso indietro, metto così e mi ancoro al tavolo. Deve essere tutto fermo, però allo stesso tempo, guarda, la mano, zero forza sullo scatto, connessione solo indice mente. Sto sul bersaglio, quando sto lì controllo respirazione e battito e sparo. In questo caso tu che fai? Ti metti di là, ci sei. Sei
hai la dominanza del mancino, il bacino più dietro, ti vai proprio a allungare, come se dovessi fare una sorta di squat. Vedi, ritorniamo sempre lì però, eh. Ok, bravo, vai dietro, dietro. Poggia come se dovessi poggiare un'arma normale, omero e clavicola, quella è la posizione, allunga il collo in avanti, quando sei a fuoco, poi il dito mai tutto dentro, solo la punta dell'indice. Il gretto deve stare qua, Andrea, al centro. Perfetto. Forza, la mente manda la forza solo all'indice, alla punta. Quando male che non vedo un cavolo. Come? Non male che non vedo nulla. Allora, non è normalissimo, perché vai, mettiti su. Chiudi l'occhio destro. Allora, chiudi l'occhio destro. Tanto okay. L'arma è scarica e stiamo in sicurezza. Chiudi l'occhio destro, vai più avanti, vai più avanti, più avanti, più avanti. Adesso credo che cominci a esserci. Sì, sì, sì. Ok, aspetta un po', ti sistemo un pochino qua. Devo... io vendo il collone. Eh sì, allora. Questo è tutto alto, vedi? Questo si abbassa e si alza, però nel tuo caso devi stare o alto o basso. Comunque guarda. Così. Ok. Distanza 10. Devo riuscire a alzarlo un po' di più. Sì. Allora, no, vai in avanti, il corpo, allungati in avanti, allungati, come se ti volessero, allungati proprio, sdraiati proprio, come se ti volessi sdraiare sul tavolo, bravo, così. Allunga, allunga, allora, guancia sempre, bravo, vai più avanti, vai più avanti, vai più avanti, vai più avanti, vai, ci stai? Sì, sono un po' scomodo. Allora. Perché secondo me è proprio il fatto che sono io un po' di pietra. No. Se faccio questo? Anche, puoi farlo così. Però stai, secondo me, guarda, se metti lo sgabello qui. Sì, ok. Tu devi fare così, Andrea. Lo spianato. Sì, ti devi proprio buttare in avanti come se dovessi fare una sorta di... Tu prendi posizione. Ok. Va bene, poggia la guancia, bravo. Ok. Eccola, ci stai, eh? Ok. Meno forza. Ok. Ok? Riesci a inquadrare il bersaglio? No, penso di essere sopra. Ok, te lo dico subito io, guarda. Sei a destra, sei. E sopra, sì. Adesso scendi giù. Vado qua. Ci stai? Sì. Ok. È una prova. La tua struttura non ti permette... Allora, adesso Andrea, potere in avanti. Ottimo. Adesso sei solo. Bersaglio, prendi il centro, perché sono 9 bersagli. Prendi quello centrale, respirazione quando sei lì. Non ne attaccarti troppo rigidamente sulla carabina, ma... Certo dire, anche la tua struttura fisica non è che ti aiuti molto. Che devi trovare una posizione un pochino anomala, però ti sei adattato, fare quella cosa lì, mente, indice, punto, basta. E qui è la messa a fuoco, io non so... Così è perfetto. Perfetto? Così è perfetto. Ottimo, dai, avanti il prossimo. Ok. Bravissimo. No, anche prima aveva preso asse perfetto, però un pochino basso. Non vorrei che ti ripeto la carabina. Allora, la carabina spara al basso, spara, non è mia. Ok. Sì, questo è perfetto, perfettissimo. Io l'ho lasciato un pochino bassa come la mia, però i colpi che ho sparato io sono uguali a questo qua, quindi è ottimo, ottimo. La cosa buona pure è la stessa cosa, a livello di approccio tecnico, apprendi subitissimo le cose che ti dico, i consigli, quindi questa è
un avanzamento intellettivo, secondo me, perché non è che tutti arrivano oggi e fanno queste cose così. La stessa cosa di connettere mente e indice, tu lo fai subito, così. Tu non ti muovi, vedo che non respiri, che stai bello concentrato lì, e vedo solo il grilletto che si muove, non è che si muove il dito, perché gli dai quella forza giusta per poter sì che il colpo vada sul bersaglio. Però non penso che mi piacesse così tanto, mi piace un casino sta roba. Ah, questa poi lo sai succedere? È un problema. Questo lo dico in camera, quando tu hai una giornata, no, molto stress, tutto, impegni, quello e quell'altro, nel tuo settore, nella tua professionalità, penso che sei stracarico di queste cose, vieni qui 5 minuti, cade tutto giù. Ti dico la verità, non pensavo che ci fosse così tanto. Adesso ragazzi metteremo Andrea alla prova con un tiro di precisione, venite con me. Andrea, io direi che come prima volta anche qui non ti sei superato di più. Mark Wahlberg, mi fai una pippa. Guarda che roba, la rosata è bellissima. Questi? Questi sono proprio mush. 10, 10 e questi sono due colpi. Hai sparato 5 colpi. In una condizione anche un pochino estrema, perché il tuo fisico non ti permette neanche di accomodarti quello, bene. Quindi quello ti sei adattato. E non eri proprio nella giusta posizione, però sei stato bravo ad adattarti, ma la cosa importante, come ho detto prima, è che lo scatto, connetti la mente per lo sgancio del colpo in maniera perfetta. Questo me lo firmi, anzi già ti ho dato anche il pennarello, perché me lo firmi e lo tengo. Sono un po' emozionato. No, l'emozione è mia. Zio. Dai. Grazie. Io ti giuro che, l'ho detto prima, grazie a te, perché non sapevo cosa aspettarmi, perché io ho sparato una volta anni fa, ci è entrato manco uno, davvero, okay. Ma con, penso, un mio amico cacciatore della Valle Camonica, okay. Mai provato, mai ci è entrato uno, è strafigo sta roba, sì. Io sono preoccupato per questo. Guarda, no, la preoccupazione è positiva come preoccupazione, però è la cosa che ho visto, che i messaggi subito sono, li assorbi, li... Perché ho molto rispetto per chi insegna. È quella la cosa importante. Perché secondo me, quando hai la possibilità di avere a che fare col numero uno di uno sport che ti insegna, devi ricambiare quel rispetto. Certo, certo. È la stessa cosa. Cioè, che... sarebbe stato, ma non nella riuscita, che poi uno ci riesca o no, ok. Però veramente, se hai l'opportunità di avere il numero uno, in questo caso del tuo sport, che ti insegna, devi essere all'altezza. No, infatti, quindi no, scherzi, la stessa cosa, guarda, grazie mille, vale per me davvero, che mi hai istruito in palestra. I piccoli accorgimenti mi hanno fatto sentire nuove sensazioni, con tutto ciò che lo faccio da qualche anno, però l'esperienza è esperienza. Ragazzi, io lo dico veramente col cuore, seguite Davide. Grazie mille. E io l'ho scoperto oggi, non l'avevo mai fatto, ma è uno sport che merita di essere molto più seguito e merita molta, molta più visibilità. Quindi la visibilità la date voi, date una mano a Davide, perché se lo merita davvero. Grazie. Grazie. Grazie mille. Ciao. Ciao.